Allora, noi seguiremo insieme. Nel frattempo, però, un commento doveroso a quello che sta accadendo sul mercato in compagnia del nostro ospite Fabio Oreste. Ben trovato, Fabio. Ciao Giulia, buongiorno, come stai? Bene, Fabio, tu stai bene? Benissimo, grazie. Permanenza in Italia che prosegue alla grande? Sì, un po' di Capri, un pochino di mare anche in Italia, dai. Beh, dai, non ci possiamo lamentare, Fabio. Dobbiamo lamentarci di altre cose, purtroppo. Ci sono altre dinamiche che, insomma, non ci stanno rendendo molto orgogliosi, ma vedremo nell'arco di questa giornata come si svolgerà il tutto. Fabio, intanto mercati attendisti in questa settimana? Credo attendisti, siamo su resistenze importanti per quanto riguarda l'equity americano, il 500, siamo vicini a supporti importanti invece per il corn, per alcune commodities. Quindi ora, ma io guardo, ho fatto un'analisi e ti dico che tutte le previsioni innanzitutto che abbiamo fatto nella trasmissione dell'11 luglio con Giulia Brambilla si sono rivelate corrette. Stavolta abbiamo avuto la solita fortuna, insomma, ecco, e tutte le previsioni fatte sono state corrette. Vediamo prima i target che abbiamo centrato, poi passiamo alle previsioni nuove di oggi. Allora, avevamo detto il 12 luglio che eravamo bearish su soia e corn e vedevamo altri bassi, pensando che i prezzi di giugno erano stati i massimi sia per soia, bean che per corn. Allora, quando eravamo in trasmissione, il 12 luglio valeva sui bean 1401 e avevamo detto che 1340 era stato il primo target per sui bean settembre. Bene, per il corn invece eravamo in area 628 e vedevamo ribassi fino a 590. Bene, sui bean target 1340 centrato, era 1401 quando avevamo fatto la previsione, quindi ci siamo portati a casa qualcosa come 61 punti. Sono 61, sono 3.050 dollari solo sul soybean. Invece il corn era a 628 quando abbiamo fatto la previsione, è arrivato dove abbiamo detto, cioè 590, e anche lì abbiamo guadagnato 38 punti pari a poco meno di 2.000 dollari, esattamente 1.900 dollari. Quindi è stato un bottino ricco per chi ha seguito le nostre visioni sulle commodities, come spesso accade, ma S&P 500. Ecco, ora passiamo all'equity, facciamo delle previsioni per oggi. Allora, S&P 500 ha toccato proprio oggi il doppio massimo, quindi tra ieri e oggi, anzi, è stato toccato il doppio massimo di 3.590 rispetto al 28 giugno. È stato superato di poco, perché i prezzi sono arrivati a 3.964, ma i prezzi sono già scesi di 40 punti, segno di debolezza. Quindi noi riteniamo che questo pullback, questo rimbalzo, è già finito, è già terminato. E quindi ci attendiamo che tra stasera e domani, avremo già l'inizio di una discesa e quindi riteniamo che ricomincerà la discesa verso i minimi dell'anno. Quindi ora però dobbiamo dire che se rompesse la resistenza di 4.000 e ci chiudesse sopra, allora il trend ribassista potrebbe temporaneamente interrompersi. Come funzionano i nostri algoritmi quantici? I nostri algoritmi quantici, con cui facciamo queste previsioni ormai da anni, molto precise sulle commodities, sugli indici di borsa, abbiamo predetto, per chi ci vede per la prima volta, il grande massimo storico dell'S&P 500, qui in trasmissione con voi, in altri webinar, con un mese di anticipo, dicendo che il 5 gennaio sarebbe stato il massimo storico di S&P 500, 5 gennaio 2022, così è stato. Abbiamo detto che i prezzi sarebbero scesi almeno fino a giugno 2022, per 6 mesi, così è stato. Bene, come facciamo queste previsioni? Usiamo algoritmi quantici che insegniamo agli allievi della nostra Quantum Trading School, abbiamo più di 120 allievi in tutto il mondo, facciamo corsi in italiano, in inglese, e questi algoritmi però, quando ci danno una informazione, ci dicono per esempio come ora S&P 500 è finito il rimbalzo, quindi tra oggi e domani abbiamo un algoritmo temporale di inversione che ci dice che i prezzi scenderanno in basso. Però siccome noi lavoriamo sempre con algoritmi prezzo-tempo, prendiamo anche in considerazione il prezzo oltre il tempo, gli algoritmi di prezzo ci dicono che però se in questa
struttura di inversione il prezzo romperà 4.000, la forza cinetica che dovrebbe creare un ribasso invece invertirà la sua polarità, il suo segno, e quindi creerà da un segno meno ribasso un segno più, dove la stessa forza cinetica dell'algoritmo temporale provocherà un rialzo, ma deve chiudere sopra 4.000. Per noi è più probabile che invece i prezzi di S&P 500 scendano ancora e verso quota 3.810. Attenzione, perché una chiusura di 3.700, una chiusura di S&P 500 Future sotto 3.790, e una chiusura giornaliera intendo, indicherebbe ribassi ulteriori verso il retest dei minimi dell'anno. Quindi la nostra view è short, però ovviamente se dovesse rompere 3.999 e chiudesse sopra 3.400, come abbiamo detto, invertiremo le nostre posizioni e ci metteremo l'on. Bene, il cotone, facciamo invece una bella previsione sul cotone. Ecco, perché è un po' che non te lo sento nominare, sono curiosa di scoprire come mai torna in auge. Il cotone torna in auge perché si trova il cotone di dicembre, però attenti, perché ecco, mentre sul petrolio stiamo già tradando settembre, sì, e agosto già non ha più volumi, e invece sul cotone tutti i trader istituzionali come me si sono già posizionati sulla scadenza dicembre, che è quella più liquida. Allora, cotone dicembre, ora è intorno a quota 94,41. Ci attendiamo, secondo i nostri algoritmi quantici, un rialzo almeno verso quota 100 e di conseguenza 6 punti di target. Quindi il cotone anche è una commodity interessante, perché secondo me ha fatto i minimi, perché ci sono state tutta una serie di problematiche di sia oversold, ma soprattutto anche siccità nelle zone in cui il cotone viene coltivato, e quindi secondo me i prezzi saliranno. Ora, il corn è un altro commodity molto interessante, perché abbiamo dato esattamente il prezzo in cui entrare short nell'ultimo appuntamento, come dicevamo, con il corn con la bellezza di 38 punti di guadagno. Adesso il cotone si trova, il corn, il mais, si trova vicino a dei supporti strategici di 585, quindi 585 per il future settembre, corn settembre è un supporto molto importante, chiave. Noi abbiamo avuto molte piogge, quindi nelle aree in cui si coltiva il corn proprio recentemente, e quindi che cosa accade? Vediamo una pressione ribassista che insieme ai nostri algoritmi quantici, che ci indicano anche loro uno short, riteniamo che i minimi, perché sono minimi fatti in diversi giorni, di 585 potrebbero essere toccati ancora. Quindi noi siamo short ora da 595, corn settembre, target 586, quindi ci prendiamo 9 punti di target, ok? Questa volta abbiamo degli obiettivi più piccoli, perché se 585 sarà rotto al ribasso con una chiusura sotto 585, allora apriremo altre posizioni short con target da valutare. Poi, senti, ma tu che ne pensi del crude oil? Dimmelo tu, prima che te lo dico io. Il crude oil, senti, caro Fabio, è una montagna russa ultimamente. Quello che sto osservando è un continuo sali e scendi. In questi ultimi giorni sta facendo questo disegno di discesa e poi risalita, discesa più in basso e poi risalita. Discesa, non lo so, io secondo la mia opinione siamo di fronte ad una nuova discesa per poi risalire, però dimmi tu cosa ci dice il metodo. Abbiamo visto con Gio Brambilla che il petrolio stava scendendo, no? Quindi nella trasmissione in cui ci ha intervistato ultimamente, quella del 12 luglio, sì, abbiamo detto crude oil, se arriverà a 97 potrebbe essere un supporto, ma ho detto se questo supporto invece di far schizzare i prezzi in alto fosse rotto immediatamente a ribasso, questo 97 non sarebbe più un supporto e i prezzi scenderanno molto più in basso. Bene, così è la scadenza agosto è arrivata a 90 e la scadenza settembre è ancora più in basso, addirittura a 88. Ora noi stiamo già tradando settembre, come si diceva, perché agosto oggi è l'ultimo giorno di trading, quindi non è più liquido. Quindi noi però abbiamo detto che
In ogni caso vedevamo il petrolio in risalita. In risalita perché? Per due motivi. Uno per i nostri ultimi quantici, ma poi anche dopo un'analisi geopolitica, perché ritenevamo che ci sarebbe stata una polarizzazione del blocco dei produttori dell'OPEC nei confronti degli Stati Uniti d'America. Quindi che cosa è accaduto? Biden, nel momento del minimo di popolarità negli Stati Uniti, perché non c'è mai stato un presidente nella storia degli Stati Uniti che ha un minimo di popolarità come lui, un indice di gradimento così basso, per motivi evidenti. Cosa accade? Che Biden è andato in Arabia Saudita chiedendo al principe reggente Mohammed bin Salman di aumentare in modo importante le estrazioni, quindi la produzione di petrolio, perché tentava in ogni modo di calmierare i prezzi del petrolio. In America la benzina è ai massimi storici anche, quindi ecco che c'è stato un tentativo da parte di Biden, insomma, di calmierare il prezzo del petrolio. Tentativo totalmente fallito, perché dopo che Biden è tornato a casa il prezzo del petrolio è schizzato in alto. Quindi oggi siamo su settembre a quota 93,22, è sceso un po' rispetto a quota 100 di ieri, ma noi riteniamo che il petrolio tornerà in alto, quindi con molta volatilità, quindi nel medio periodo vedremo 108-110. Nel breve periodo noi ci diamo un target, ora vale 99,20, potrebbe essere a 104, è 104 un target proprio di vero short term, però un 108-110 invece nel medio periodo. Ma perché? Perché esistono delle forze rialziste che ora stanno agendo sul petrolio. Ovviamente stiamo parlando del conflitto che abbiamo ora in Ucraina, e noi personalmente ci attendiamo a livello geopolitico un'escalation in agosto in Ucraina del conflitto bellico, perché il deep state internazionale, non soltanto quello americano ma anche quello europeo, è diviso in due blocchi polarizzati, sempre più polarizzati. Da una parte abbiamo le colombe come Kissinger, il grande presidente, il grande segretario di Stato americano, che ha 99 anni, ancora lucido, attivo, ha fatto un intervento a Davos, ultimamente, e lui dice: questa guerra è folle, deve terminare al più presto. Giustamente, noi siamo perfettamente d'accordo con Kissinger, ma le condizioni che si sono create richiedono per una pace in Ucraina che Zelensky, l'Ucraina, accetti di cedere parte del territorio la Russia, per motivi che sono di realpolitik, per motivi che a livello storico, a livello geopolitico non possono essere diversi. Quindi Kissinger ha invitato a un impegno da parte di tutte le potenze in gioco, quindi i paesi europei e anche l'Ucraina, a cedere parte dei territori per arrivare a una pace. Ovviamente però che cosa abbiamo? I falchi dall'altra parte, no? Quindi il blocco opposto, che è ovviamente non capeggiato ma rappresentato, lui è stato il front man, dice quello che gli dicono di dire, Stolten, il chairman della NATO, il capo della NATO, dice no, in Ucraina ci potrà essere pace soltanto quando l'Ucraina vincerà sul campo. Allora tutti gli esperti, parliamo di generali della NATO che sono stati comandanti della NATO come Fabio Mini, generale italiano, per arrivare ai think tank americani, dicono che l'Ucraina giorno dopo giorno ha sempre meno chance di vincere sul campo di battaglia, perché l'esercito russo avanza lentamente ma inesorabilmente. Di conseguenza la NATO non può permettersi di una vittoria di Putin sul campo, quindi necessariamente interverrà non direttamente ma indirettamente. Vedremo degli eventi, magari non so, l'Ucraina deciderà ad agosto di attaccare obiettivi sensibili all'interno del territorio russo. Queste sono non soltanto mie ipotesi, ma ipotesi che si leggono. Dunque agosto sarà un mese di svolgimento, in uno e in un altro senso. Comunque esatto, sarà un ad agosto vedremo accadere degli eventi che purtroppo potrebbero far precipitare la crisi ucraina-russia e quindi influire sul prezzo del petrolio, certo. Del gas non ne parliamo, perché nonostante il gas 1 abbia ripreso a funzionare, noi riteniamo che
la Russia opererà delle politiche. E insomma, c'è già questa variazione di prima stimato flusso del 40%, ora siamo passati al 20%. Ecco, non possiamo stare tranquilli. Io quando andavo in Tibet c'era un grande maestro tibetano a cui chiesi il consiglio che lei può darci per vivere una vita senza problemi. E lui mi disse: guarda, finché hai problemi devi essere felice. Come devo essere felice? Ma sì, perché significa che sei vivo, perché significa che stai vivendo la vita, perché soltanto in un momento non hai problemi, quando sarai morto. Fabio, con questa massima tibetana direi che ci congediamo, ci salutiamo e siamo felici, sì. cerchiamo di essere felici come ci suggerisce il saggio tibetano e come ci suggerisci tu. Grazie mille Fabio, grazie mille per essere stato con noi. Alla prossima, grazie. Ciao. Grazie mille a Fabio Oreste, con la quale abbiamo visto qual è la situazione su alcune importantissime materie prime. Noi continueremo il commento qui a Finanza Now, quindi rimanete in nostra compagnia.